Maestro? Allora, ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Allora, come sapete ormai io sono Adrix. Beppe Sound. Allora, benvenuti in questo nuovo video. Allora, cosa faremo in questo video? Dato che io ho praticato diverse arti marziali, lui un po' di box. Box o Thai box? Box. Ok, box, pura box. Rocky, per intenderci. Ok, perfetto. Abbiamo voluto fare questo video. Come si dice, dato che tanta gente non sa come difendersi in alcuni quando gli capita qualcosa, abbiamo detto, dato che noi due sappiamo due arti, proviamo a metterle assieme e dare un aiuto a quelle persone che si potrebbero trovare in difficoltà, che non sanno come fare, ad esempio contro un attacco, un pugno o con qualcuno che vi prende al collo. Noi cercheremo di dirvi cosa potete fare. Però prima di iniziare il video, il mio caro Beppe vi voleva dire una cosa a riguardo di questo video. Dunque, il punto è questo. Il più delle volte, anche se si è in grado di difendersi, se si conoscono delle tecniche di difesa, eccetera, è molto meglio lasciar perdere, nel senso che non siamo per forza obbligati a mettere in pratica quello che sappiamo fare. Ovvero, è vero che può capitare il bullo di strada, l'imbecille che in quel momento non sa che cosa fare, e in quelle occasioni il più delle volte non è per vergogna o per paura, ma il consiglio che diamo è di lasciare perdere, evitare completamente la questione, a meno che non è proprio la vostra persona, che non ne possono fare a meno, che non ne potete fare a meno, che siete proprio in pericolo, che magari siete obbligati, perché ahimè purtroppo capita che con quello che si sente oggigiorno, con i vari bulli che si mettono in tre o quattro a dare fastidio a una persona sola, a volte capita, infatti, di difendersi, di doversi difendere, però purtroppo modo. C'è gente che il più delle volte passa la peggio, perché non sa cosa deve fare, appunto, non sa cosa deve fare e si ritrova all'ospedale. Altro consiglio che è fondamentale, oltre a, va bene, trovarsi in difficoltà proprio di persona a dover affrontare la situazione, ma se vi capita per esempio di trovarvi accidentalmente in una rissa o in un casino madornale dove voi non c'entrate nulla, la cosa migliore è non fate gli eroi, andatevene al massimo. Se proprio volete fare qualcosa, chiamate le autorità competenti. Infatti. Arrivano sul posto, se la vedono loro, eccetera. Però non rischiate mai la vostra vita, la vostra incolumità per cercare di risolvere una questione che nemmeno vi riguarda. Perché magari accidentalmente volete difendere un cristiano che è lì in difficoltà, magari per disgrazia vi arriva una coltellata così. Una coltellata o una bottinata in faccia, oppure diciamo tra virgolette per fortuna vi salvate voi, ma fate male a quell'altro, poi quell'altro che vi danni a voi, perché qua è così. Quindi noi vi faremo vedere delle piccole tecniche, e solo da utilizzarle in caso di allontanare il soggetto, non fare male, di modo che potete fargli un po' male, ma cioè nel senso che lo fate rimanere lì, cioè non vi fa più niente, capito ragazzi? Solo da allontanarlo e comunque in ogni caso levarsi dalle scatole. Comunque poi una cosa precisiamo, noi non siamo maestri, non siamo niente, siamo solo due ragazzi con la passione delle arti marziali, lui della box, e abbiamo deciso di fare questo video per aiutare quelle persone che non conoscono questo mondo. E allora io volevo partire prima io. Sì. Io dico a loro già che io ho fatto un po' di
un po' di tutto per modo di dire, ho fatto un po' di judo, jiu-jitsu e kung fu. E un po' di sushi. Ecco, no, sushi non ho mai. No, sushi no. Allora, quello che ci insegnavano a noi in palestra è una cosa. Allora, se abbiamo l'avversario, questo qua arriva, ci mette le mani al collo perché vi vuole strangolare. Prego. Senza motivo ti devo strangolare. Sì, così. E loro mica non ho motivo. Ti strangolo. Ok. Allora, in questo modo, voi ovviamente cosa fate? Vi fate prendere dal panico e cominciate a dimenarvi così, così. Come ti dimeni tu? Ecco. E la meglio ce l'hanno sempre quelli che stanno di là. Perché voi fate così, loro continuano a stringere. Posso finché stringere? Voi no. Finché voi cadete per terra e siete finiti. Allora, io vi ricordo che avete comunque le mani libere e anche le gambe libere. Quindi, se l'avversario vi ha preso al collo, potete o dargli un pugno direttamente allo stomaco, e già lui, guardate già la sua reazione. Vedete che va già indietro così, perché comunque ha ricevuto un colpo. Se non basta il pugno verso lo stomaco, avete le gambe, basta dargli un colpo con la pianta qua del piede sullo stinco qua, o meglio nella rotola del ginocchio, o anche sul ginocchio, o meglio ancora una ginocchiata nei testicoli, o anche un calcio nei testicoli, e lo mandate di sicuro per terra. A terra, ok? Poi scappate perché tanto si alza. Vabbè, ma dopo un bel po'. Sì, dopo un bel po'. Un'altra cosa, se voi siete fermi, questo vi attacca e vi afferra i polsi. Afferra con tutti i due polsi. Anche qua. Adesso voi direte, ma mi ha bloccato le braccia, lui è più forte di me, come faccio? Non riesco, per forza, non riesco a liberarmi, non riesco a fare niente. Ragazzi, abbiamo le gambe, abbiamo la stessa cosa di prima. Calcio sul ginocchio, calcio qua nella tibia, sempre con la parte qua piatta del piede. Andiamo, vinchio, riprendiamo meglio. Messo così, possiamo, da come siamo di fronte a lui, ci potremmo spostare così, boom! Ok ragazzi, in questi punti qua, lui già ha la sua reazione, che se io gli vado a dare un colpo secco nella tibia, di sicuro lui non continua a tenermi i polsi. Si toglie e comincia a cristonare, penso, no? Oppure, altro metodo, sempre con le braccia. Ti prendo io? Sì. Altro metodo. Quindi qua stiamo passando alla box? No, ancora no. Ah, ok. Altro metodo, se comunque non riuscite a liberarvi le braccia, volendo ci potete anche riuscire a fare una roba simile. Sì. E comunque lo avete allontanato e avete lo spazio per allontanarvi e scappare. Comunque ragazzi, dipende sempre chi avete davanti. Perché se vi capita uno come me, magrolino, che gli prende il polso e voi siete più forti, allora boh. Ma se mi capita uno, io so, beh, lui è anche magrolino, ma fai forza. Se lui è molto più forte di me, che è una bestia, un'armadia, quattro ante, quattro stagioni, e non riesco a liberarmi, non vi preoccupate. Allora, o siete capaci a dargli una testata, piuttosto se lo avvicinate. Così, se siete capaci, perché anche lì non è sempre, alla fine che vi fate male voi e lui sta ancora in piedi. Quindi io vi consiglio, se non riuscite a liberare, un calcio sulla gamba o nei testicoli. E lì siete già a posto. Non so, io qualcosina l'ho fatto vedere. Andando avanti, altro consiglio è comunque... Ora noi abbiamo fatto un esempio sul fattore che venite proprio presi, nel senso venite proprio bloccati, ma bisogna calcolare anche l'imprevisto, sì. Tipo, come a volte capita, però qui è già anche un po' più complicato, se venite presi alle spalle. Ok, sì. Come lo risolviamo se veniamo presi alle spalle? Tipo... Classica scena della classica, diciamo così, rapina
al bancomat. Ok, sì, capita spesso, può capitare, sì. Ovviamente nessuno se lo aspetta, magari venite agguantati così, della serie dammi il bancomat e tutto quello okay. che hai. Come la risolviamo? Anche qua, stessa cosa, abbiamo sempre le gambe libere. Abbiamo le gambe libere, lui è dietro di noi, alziamo la gamba e lo andiamo a colpire, sul ginocchio. Sul ginocchio. Pum, un colpo secco. Oppure e lui lascia la presa. O una gomitata, perché comunque. O abbiamo anche i gomiti liberi. Gomitata. Cerchiamo di spostarci e lo andiamo a colpire sullo stomaco. E la sua reazione è quella di piegarsi e in teoria ci dovrebbe lasciare. Spintone. E andate, lasciatelo lì e andate via, allontanatevi il più possibile. Per quanto riguarda la box, in genere la box è più che altro concentrata sull'uso delle braccia, dei pugni, via. Non si usano altre parti del corpo. Purtroppo è da dire che per arrivare ad usare la box bisogna arrivare a proprio una vera e propria scazzottata. Vabbè, sì, una vera risa, diciamo. Per riuscire, diciamo, a colpire nella box, per avere una buona tecnica, bisogna tenere la distanza praticamente della lunghezza del vostro braccio, di modo che riuscite a colpire e allontanarvi. Però comunque lì voi siete obbligati a fare male, perché lì comunque ci scappa la rissa. Quello che consigliamo è questo: colpire sempre dal collo in giù, tipo un pugno nello stomaco, un calcio nelle ginocchia, calcio nell'inguine, ginocchiata, tipo così, no? Evitare di colpire la faccia, no? Determinati punti della faccia possono essere critici, tipo le tempie, da evitare assolutamente, lì un colpo dato male il soggetto ci può rimanere secco. Poi io voglio poi dire una cosa sui pugni. Anche lo stesso naso, rompere un naso non è difficilissimo, ma può essere fatale, nel senso che colpendo il soggetto dal basso verso l'alto si rischia di fargli finire il naso nel cervello. E da che vi dovevate difendere, vi ritrovate a pagare i danni, o se non siete in galera per un tentato omicidio. Ecco. Quindi, come abbiamo detto prima, usate uno spintone, usate le tecniche che abbiamo fatto vedere prima, una gomitata, una ginocchiata nelle parti basse, giusto per allontanare il soggetto e levarvi dalla situazione. Bon. Io volevo aggiungere una cosa che me l'ha fatta ricordare lui, sui punti del viso. Allora, se voi avete mai guardato la box, per dire un esempio stupido, i film di Rocky, no? Cosa succede? Che loro... Sono stupidi i film di Rocky. No, un esempio stupido. Cosa succede? Che quando uno fa box, se tira proprio un pugno ben dato in questa zona... No, tranquillo. In questa zona... Ah, questa cosa la fa? Vuole mettere le mani? No, tranquillo. In questa zona qua, cosa succede? Quando lui lo va a tirare, questi cadono proprio come un sacco di patate, perché qua ci sono dei punti nervosi. È vero. Ok? Ma non solo nel viso, in tutto il nostro corpo. Cosa succede? Andando a colpire questi punti, ovviamente ci vogliono anni di pratica, perché bisogna studiarli e tutto quanto, andando a stimolare questi punti si riesce a tramortire l'avversario, l'altra persona. Noi in palestra li avevamo fatti e vi posso assicurare, soprattutto quelli che sono in viso, questo qua che è sotto al mento, basta solo un colpetto così, già lui si sente un po' stordito. Sì. Pensate, un pugno dato con velocità e forza, cosa vi può fare? Quindi ricordiamo, cercate, se vi dovete proprio difendere, cercate di dare solo gomitata, allontanarsi, calcio, allontanarsi, non proseguite,
nel fargli del male perché poi passate voi per la parte del torto. Esatto. E noi facciamo questo video solo per dare qualche input a, soprattutto, non so, a qualche ragazza, donna che, Infatti. sai, no, che sono, si dice che sono un po' più vulnerabili, Ma purtroppo, ma non sempre è non così. sempre, non sempre. Non sempre è così. O comunque anche qualche ragazzo che non ha mai Magari. fatto arti marziali, non ha mai fatto la boxe, sperando con questo video di dargli una mano per aiutarvi nella vita, non si sa mai, no? Cosa può succedere? Altro consiglio, molto importante. Se vi capita di, per esempio, essere minacciati con delle armi tipo un coltello, un taglierino, della serie dammi il portafoglio, ti taglio la gola, dategli il portafogli, il cellulare, tutto quello che avete Tutto. in tasca, perché il più delle volte queste cose finiscono male. Anche perché o siete proprio degli istruttori, o siete proprio che sapete cosa fare in quel momento, allora lì ve la risolvete, ma se siete dei poveri sprovveduti, lì anche il ginocchio nelle balle non serve a niente perché Perché se l'altro è più se l'altro è più veloce, gli veloce vi si accoltella. rialza in fretta e vi concia veramente male. Appunto. Quindi, ragazzi, le arti marziali, solo per dirvi questo, poi chiudo il video, non insegnano a picchiare. E neanche a mettersi in mostra perché. Le arti marziali sono per noi è uno stile di vita perché ci piace, ma ovviamente non andiamo per strada a farci vedere dagli altri, no, io so fare arti marziali, Anzi, no. noi più delle volte è capitato proprio a noi. Lasciamo proprio perdere, Lasciamo perché arriva il bulletto, sai, diciamo sì, hai ragione perché tu. sappiamo che potremmo fare male fisico, allora lasciamo perdere e boh. E quindi, ripeto, le arti marziali insegnano un'arte, ma non per picchiare gli altri, perché le arti marziali insegnano Più che altro è una disciplina per se stessi, per se per formare il stessi. proprio carattere, il proprio modo di Bravo. fare, Perfetto, e insegnano anche stare tranquilli con noi stessi, ecco. tipo ad Sì, esempio il tu sei Kung tranquillo Fu, con te stesso. c'è abbastanza, Io sì. ogni tanto con me stesso ci bisticcio. No, davanti allo specchio. No, anche così, senza lo Comunque, specchio. no, soprattutto lo Shaolin. Lo Shaolin è Kung Fu con Shaolin. Shaolin sarebbe altre tecniche Ah molto no, più pensavo che era un approfondite. piatto giapponese, sai, mi dai No, un no, mi chilo di chiedono a offendere che Shaolin. mica poi mi arrivano Ah, a casa ok. i monaci e Ma lasciamo va, stare. che monaci. A parte gli scherzi, ripetiamo, usate solo queste tecniche di difesa, non di attacco, di difesa. Se vi trovate proprio all'estremo, se uno vi prende i polsi, se uno vi prende al collo, usate quello che abbiamo detto voi, una gomitata, pugno allo E se li stomaco o... prendono per il culo che fanno? Ridono. Ah, Se ok. li pigliano per il culo, fatevi una risata, Ah. li mandate a cagare E e buonanotte. boh. Allora, concludiamo il video. Tu hai qualcos'altro da dire? No, no, a No. parte che ho Allora, fame, ok, adesso andiamo a farci un giro. no. E se volete che noi facciamo altri video più approfonditi, come tirare i pugni, O come fare l'onda energetica, ci ok? scrivete sotto nel video Sotto nel video e scriveteci cosa volete vedere da noi due e noi vi cercheremo di darvi una mano, sempre nei nostri limiti, anche perché... Come vedete, oggi, anzi stasera siamo qua in camera mia, al massimo potremmo anche andare fuori all'aperto, dove c'è un po' più di spazio, perché qua non puoi Non fare ci si tante può cose, muovere, non ci si può giusto. muovere, è una casa piccolina. Però le cose basilari le abbiamo fatte vedere. Comunque, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, Mettete commenti e commenti, mi chiedeteci cosa piace. volete vedere. E chiedeteci cosa volete vedere nel prossimo video. Ok, ragazzi, dallo staff degli storti, questo è tutto. Ciao, belli! Alla prossima!